da un raduno neofascista e neonazista europeo che prevede tra gli altri interventi di organizzazioni come Alba Dorata, i tedeschi dell'NPD e gli inglesi della British Unity. Questo raduno è estremamente grave non solo perché ferisce la memoria di chi è rappresentato qua alla Loggia dei Mercanti. Alla Loggia dei Mercanti ci sono 1739 nomi di partigiani, di deportati politici, di operai che furono catturati e deportati nei lager nazisti dopo gli scioperi del marzo 44 e di ebrei che finirono nei campi. Questo atto che ferisce giorni dal giorno della memoria, giorno della memoria che ricorda la Shoah, che ricorda i crimini nazifascisti compiuti in Italia e in Europa. Questo è un oltraggio che Milano non può sopportare, non può tollerare. Voglio rilevare un altro aspetto grave, che a questo convegno che si svolge qui a qualche centinaio di metri in Corso Europa ha dato la sua adesione un ex ministro della Repubblica, un ex ministro della Difesa, Mauro. Ritengo questa una cosa di estrema gravità, che un ex ministro della Repubblica Italiana, di cui quest'anno si celebra il 70° anniversario, abbia dato l'adesione a un convegno antisemita e razzista. Ma voglio ricordare anche un'altra cosa. A pochi giorni dal giorno della memoria, qualche giorno dopo il giorno della memoria, si svolgerà a Milano un altro convegno, questa volta organizzato dalla Lega di Salvini, al quale parteciperà addirittura Marine Le Pen del Fronte Nazionale. Noi abbiamo posizioni nettamente contrarie a questa deriva xenofoba e razzista portata avanti dalla Lega e dal Fronte Nazionale di Marine Le Pen. Una deriva anti-immigrati, una deriva che si contrappone alle centinaia di migliaia di disperati che fuggono dalla guerra e dalla fame. L'Europa, che è sorta dalle ceneri della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, si sta dimostrando incapace di accogliere questi dalle guerre che magari molto spesso sono state provocate dallo stesso Occidente. Non è questa l'Europa che volevano i resistenti europei, non è questa l'Europa che volevano i combattenti per la libertà, non è questa l'Europa che voleva e alle sofferenze della gente. Questa Europa invece è un'Europa che si chiude nei nazionalismi, che si chiude nei propri egoismi. E quindi anche la nostra posizione è quella di stigmatizzare questa deriva razzista e xenofoba che purtroppo ancora una volta si vedrà rappresentata con un convegno che si svolgerà a Milano, capitale della Resistenza. Ecco, io credo che questo presidio sia importante, che la Loggia dei Mercanti è da sempre diventata un punto di riferimento degli antifascisti e dei democratici di Milano. Loggia dei Mercanti per la quale l'ANPI, gli antifascisti si stanno battendo perché finalmente venga riqualificata e tolta all'inaccettabile degrado in cui si trova. E vogliamo che i caduti che sono qui ricordati siano degnamente ricordati in un luogo riqualificato, in un luogo che diventi punto di riferimento per le giovani generazioni e per i cittadini, che possano avere la possibilità di incontrarsi, di riflettere sulle tragiche vicende provocate dall'avvento del nazifascismo in Europa, avvento che verrà ricordato nel giorno della memoria che ci attende il 27 gennaio, mercoledì 27 gennaio. Grazie a tutti. E che appena abbiamo avuto notizia di questo convegno internazionale di strutture neofasciste e neonaziste abbiamo animato e che ha prodotto immediatamente un risultato,
da questa associazione dei neonazisti europei era stata richiesta una sede per dare attuazione a questo convegno al Palazzo delle Stelline. La nostra iniziativa ha comportato che, con senso di responsabilità, il Consiglio di amministrazione delle Stelline, in cui c'è una partecipazione rilevante del Comune di Milano, ha negato immediatamente la disponibilità di questo spazio. Però questo è un elemento di grande preoccupazione, cioè nel senso che la domanda di questo tutte le strutture democratiche siano in grado di intervenire immediatamente e non trovarsi nella condizione di inseguire dei fatti che rischiano di diventare dei fatti compiuti e ci impongano di fare un presidio per richiamare l'attenzione delle autorità e delle istituzioni di fronte a queste provocazioni, che sono delle provocazioni gravissime. Devo dire anche un'altra cosa, che nei confronti di queste manifestazioni esiste una legislazione che scaturisce dalla Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, che è quella di non tollerare che all'interno dell'Italia possano ricostituirsi organismi di chiara matrice fascista e nazista. Abbiamo pagato un prezzo troppo elevato per consentire che questo fatto succeda. E ci sono due dispositivi di legge che riguardano appunto la legge Scelba, il ministro degli interni degli anni 50, che però è stato costretto dall'iniziativa politica delle forze di sinistra ad definire una legge che agisca nei confronti di ogni forma di rigurgito delle forme fasciste, integrata ulteriormente dalla legge Mancino. Ecco, io credo che questo presidio sia un richiamo forte alle nostre istituzioni, al prefetto che intervenga laddove, avvalendosi delle leggi della Repubblica, proprio per non consentire questi sfregi alla città di Milano. Devo dire che in un recente convegno che ha fatto Forza Nuova a Paderno Dugnano, ti dico, a Castano Primo, il prefetto Tronca si comportò bene, cioè nel senso che addirittura blindò quella manifestazione, che era stata poi generata anche con dei trucchetti, cioè per ottenere il consenso di uno spazio in cui svolgere il proprio convegno. Mandate i carabinieri, 600 carabinieri se non ricordo male. Adesso il prefetto Tronca non c'è più, è stato sostituito da un altro prefetto. Questo presidio è anche un'indicazione al prefetto perché sia estremamente attento a continuare con questa operazione di diniego di forme di ricostituzione di strutture e organismi di natura politica che sono al di fuori della Costituzione repubblicana. Per cui questo presidio è, secondo me, veramente importante, sia per le date in cui si colloca, appunto così a ridosso del giorno della memoria, sia per il fatto che noi non possiamo pensare di procedere in questo momento particolarmente delicato in cui ci avviamo alle elezioni amministrative, di dover vivere il dibattito che la cittadinanza milanese, richiamata appunto al voto attorno a giugno,
debba dibattere in una condizione in cui gli elementi di provocazione da parte di forze neofasciste e neonaziste inquinino la qualità del dibattito democratico che noi dobbiamo sviluppare per assicurare il governo della nostra città sempre più progressivo e sempre più democratico. Ecco, c'è una strategia in cui questo stillicidio di provocazioni ci vengono innestate, perché queste provocazioni vogliono inquinare il libero dibattito democratico per trovare le soluzioni più giuste e più progressive per lo sviluppo di questa città. E per cui penso che dobbiamo essere orgogliosi di aver così tempestivamente e con risultati anche positivi aver convocato questo presidio, che è un presidio significativo dell'iniziativa politica che stiamo svolgendo a tutto campo per sconfiggere ogni forma di rinascita di valutazioni e di strutture politiche che hanno delle responsabilità micidiali, che sono proprio dimostrate dai 1350 morti che sono qui che hanno combattuto contro il fascismo e contro il nazismo. Grazie. Ringraziamo Banfi. Ricordo a tutti che proprio nei prossimi giorni, qua vicino all'albergo Hotel Regina, commemoreremo al giorno della memoria gli eventi tragici che avvennero in quel luogo di tortura di partigiani, di antifascisti, di democratici. E quindi, come dire, l'appuntamento anche di quel momento, che sarà giovedì 27 mattino, sarà un momento molto importante. Adesso diamo la parola al segretario generale della Camera del Lavoro di Milano, Massimo Bonini. La Camera del Lavoro è sempre stata vicina alle iniziative antifasciste e con orgoglio diamo la parola a lui. Camera del Lavoro di Milano, come sempre, testimonia la sua attenzione al tema dell'antifascismo, come abbiamo dimostrato tante volte nel corso della nostra storia. Noi crediamo che ci sia in atto un'attenzione particolare nella città di Milano da parte di questi gruppi neonazisti che sfregiano ogni volta la città medaglia d'oro della resistenza. Sono protagonisti a tutti i livelli in tutta Europa dei nuovi fascismi, contro per esempio l'emancipazione femminile, contro i migranti che scappano dalle guerre e contro anche chi per esempio come ieri riempiono le piazze perché vogliono portare avanti un discorso di diritti civili in merito ai propri orientamenti personali. Allora, noi crediamo che ci sia la necessità che le istituzioni svolgano un ruolo forte, a partire anche da quelle europee. Certo che se ci sono istituzioni come la Regione Lombardia che accolgono, come ieri, attraverso simboli della città come il grattacielo Pirelli, un messaggio antidemocratico rispetto a migliaia di persone, milioni di persone che hanno manifestato il proprio diritto, partiamo male. Non vorremmo che settimana prossima, quando dovesse arrivare Marine Le Pen ospitata da un noto esponente politico dello stesso partito del governatore della regione Lombardia, si usi lo stesso simbolo per dare anche il benvenuto. Noi, se fosse così, chiaramente lavoreremmo per contrastare in tutti i modi questa iniziativa. Noi vogliamo confermare il nostro impegno nell'antifascismo, vogliamo dare il supporto all'ANPI per lavorare al meglio nel contrastare attraverso normative più stringenti questo diffondersi di iniziative. Lo faremo dentro il Comitato Permanente Antifascista, come sempre fatto. Grazie. Giustamente, come veniva ricordato, ci sono forme nuove di fascismo strisciante che stanno venendo avanti e che vengono usate
per combattere forme democratiche di convivenza nella nostra città e nel nostro paese, che bisogna denunciare, che bisogna segnalare con molta forza. Prima di iniziare di dare la parola al nostro coro che suonerà canzoni dell'antifascismo e della liberazione, diamo la parola ad un giornalista, a Stefano Iesurum, che è un giornalista iscritto alla comunità ebraica, che ha voluto e ha chiesto di portare una sua testimonianza proprio appunto alla vigilia del giorno della memoria. Prego. Grazie, buongiorno. Come voi probabilmente sapete, all'ingresso del memoriale della Shoah binario 21 c'è un'enorme scritta che dice indifferenza. Quello che io dico è che oggi, soprattutto oggi, l'indifferenza è uno dei nostri maggiori nemici. Per questo ringrazio l'ANPI e l'ANED che ci hanno chiamati qui oggi. Questa è una Milano che mi piace. La stessa Milano che ieri era in Piazza Scala per la libertà e le unioni civili è una Milano che mi piace. E voglio fare mie, cambiandole, adattandole ad oggi in due minuti, le parole bellissime che negli anni 30-40 disse un pastore luterano tedesco. Allora, cambiandole con oggi, posso dire: sono venuti a prendere i comunisti e gli antifascisti e noi non abbiamo fatto niente perché in fondo non ci interessava. Sono venuti a prendere gli zingari e noi non abbiamo fatto niente perché in fondo sono gente un po' così. Sono venuti a prendere gli omosessuali e noi non abbiamo fatto niente perché noi non siamo omosessuali, siamo per la famiglia. Sono venuti a prendere, aggiungo oggi, gli immigrati, i musulmani, e noi non abbiamo fatto niente perché sono diversi da noi. Sono venuti a prendere gli ebrei e non abbiamo fatto niente perché non ci interessava. Poi sono venuti per prendere me e non c'era più nessuno che potesse difendermi. Grazie. Prima di dare la parola al nostro coro vorrei ringraziare anche la presenza di uomini delle istituzioni e donne. Mi dicono che è presente tra di noi il Presidente del Consiglio Comunale di Milano, Basilio Rizzo, e Onorio Rosati, consigliere regionale del PD, che ringraziamo molto. Poi, se ne vedo altri lo annuncerò, perché credo che questa sia una iniziativa unitaria promossa dal Comitato Antifascista, a cui, come tutti sapete, partecipano tutte le forze politiche e sociali. Quindi diamo adesso la parola al nostro coro che ci allieterà con canzoni della Resistenza.
Nelle città, nei campi, nei villaggi, apro la strada della libertà e la ricopro di fronte dall'oro sul passaggio. Avanti, Elas, Elas per la Grecia, la giustizia, la libertà. Sulle vette, sulle pianure vola, combatti col cuore, una canzone è la tua vita. Quando scendi da Sione ti batti, i rupi e pianure fanno eco alla tua voce. Molti nomi, un solo ideale, antichi guardiani, partigiani, ribelli, briganti, cavalieri senza macchia. Io sono sempre lo stesso popolo. La patria mi ha mandato per ogni dove a difenderla, insieme a vendicarla. E dalla mia vita apparirà un'altra vita, libera e nuova. Avanti, Elas, Elas per la Grecia, la giustizia e la libertà. Sulle vette e sulle pianure vola, combatti col cuore. Una canzone è la tua vita, quando scendi in azione ti batti, i rupi e pianure fanno eco alla tua voce, Elas. Che i campi di sterminio fossero campi di lavoro, tanto che sul cancello di Auschwitz c'è la famosa beffarda scritta "il lavoro rende liberi". E in molti di questi campi i prigionieri, per tenersi su e stimolare la loro capacità di resistenza all'obbrobrio del campo di concentramento, scrissero dei canti che i prigionieri cantavano per tenersi un po' su. Canti che sono canti che descrivono la depravazione e l'orrore della vita nei campi di concentramento, ma che esprimono anche la speranza di riuscire a sopravvivere e di liberarsi un giorno. Anche a Buchenwald, l'SS che era a capo del campo, decise che anche Buchenwald doveva avere il suo inno e quindi costrinse alcuni prigionieri a scriverlo, l'inno del campo di Buchenwald. In realtà poi ci fu un capo
cioè un traditore che si era alleato con i nazisti per salvarsi la pelle, che sostenne di averlo scritto lui. In realtà fu scritto da un musicista, Hermann Leopoldi, che poi morì per le sofferenze patite durante la prigionia. E racconta uno dei prigionieri di Buchenwald che quando l'SS, l'ufficiale dell'SS che era a capo del campo decise che andava bene, costrinse i prigionieri a impararlo e li lasciò tutta una notte in mezzo alla neve a marciare cantando l'inno, e se una squadra sbagliava qualcosa doveva rifare il giro del campo a piedi. Lui ubriaco con l'SS, ubriaco da puzzare, dice un prigioniero, e quindi questo canto, che è il canto di Buchenwald, oltre al suo contenuto racconta anche una vicenda umana veramente importante. Vi leggiamo la traduzione perché naturalmente è in tedesco. Quando il sole si desta e il sole ride, le colonne marciano il duro lavoro attraversando il grigio mattino. La foresta è nera e il cielo è rosso. Nelle nostre borse portiamo dei piccoli pezzi di pane e nei nostri cuori tremiamo. Oh Buchenwald, non posso dimenticarti perché sei il mio destino. Solo quando ti lascerò tornerò a sentire quanto meravigliosa sia la libertà. Oh Buchenwald, non ci lamentiamo, non piangiamo, qualunque sia il nostro destino. Vogliamo dire sì alla vita perché un giorno saremo liberi. La notte è breve, il giorno è lungo. Si sente il canto, la nostra patria canta e noi non perderemo il nostro coraggio. Continuate a marciare, compagni, e non perdetevi d'animo, perché portiamo nel sangue la voglia di vivere e nel cuore la speranza. Noi resistiamo contro tanto orrore, abbiamo nel cuore la libertà. Noi resistiamo contro tanto orrore e verrà il giorno della libertà. Soldato del pantano che spala il fango nero sul cielo, soldato del pantano che spaga il fango nero nel cuore. Proprio in mezzo alla brughiera questo lager troverai, dove noi siamo legati con il filo, il ferro al suolo. Al mattino le colonne in palude a lavorare, a scavare nel calore, mentre a casa vuoi tornare.
Fanno le guardie avanti e indietro, mai nessuno può fuggire, che fuggire costa la vita. Via dal campo, non si va. La mia bocca resta chiusa, che l'inverno passerà. L'aprirò solo per dire patria mia, mia libertà. Soldato del pantano che spalerà il dolore dal cielo. Soldato del pantano che spalerà il dolore dal cuore.
Mi sono alzata per un trovato
Será?